Questa mattina una cerimonia per ringraziare la Croce Rossa, il Comitato di Castellamonte. È una giornata importante. Durante il discorso ha sottolineato che la bandiera della Croce Rossa è sempre appesa al comune di Castellamonte. Sì, è sempre appesa da quando abbiamo conferito la cittadinanza onoraria alla Croce Rossa italiana, alla Croce Rossa internazionale, direi, in particolare ovviamente ai nostri volontari, ai castellamontesi, perché stanno svolgendo un lavoro egregio. Già normalmente lo svolgevano un lavoro egregio, durante l'ultimo anno abbiamo veramente raggiunto dei livelli ottimali. Voglio ricordare, prima non l'ho fatto per una pura dimenticanza, ma dal 2017 ad oggi abbiamo avuto ospite ben due volte il presidente, che, se non ricordo male, è il primo presidente italiano della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa internazionale. È venuto lui con Paolo Garnerone a ritirare la cittadinanza onoraria, e questo per noi è motivo di grandissimo orgoglio, per cui davvero grazie, grazie, grazie. In occasione della giornata in onore della Croce Rossa e quindi in onore della Croce Rossa di Castellamonte è stata illuminata la Tufeia ieri sera qui a Castellamonte. Sì, diciamo, è stato un regalo per i castellamontesi, ringraziando il Dio che questa pandemia finisca. Quindi l'ho illuminata anche per la voglia di rinascere di nuovo, nel senso che porti una luce che finisca questa pandemia che è durata moltissimo. Quindi speriamo che sia un augurio di speranza. Quindi, che dire, cioè, l'ho illuminata lavorandoci, è una cosa che ho voluto, ma soprattutto tutta l'amministrazione. Volevo fare un ringraziamento particolare a Emma Medaglia per la sponsorizzazione anche dell'arredamento della rotonda, aver messo i fiori e tutto quello che c'è. Quindi l'altra parte tecnica l'abbiamo fatta come comune, quindi io credo che sia bellissima, abbiamo avuto già i riscontri, che dire. È una nuova apertura, speriamo. Oggi è una giornata importante, soprattutto vissuta in doppia veste, quindi la veste di amministratore comunale e in veste di volontario di Croce Rossa. Assolutamente sì, oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, è una data importantissima per tutto il mondo, perché in tutto il mondo la Croce Rossa c'è, aiuta le persone. Qui oggi in Comune Castellamonte, sì, sono presente in doppia veste, sono fierissimo di poter dire di essere un volontario della Croce Rossa di Castellamonte, sono fiero di poter dire di essere l'amministratore che si occupa delle politiche sociali e quindi si preoccupa anche del mondo dell'associazionismo all'interno della nostra città. Così come sono fiero di sapere che il primo incontro che siamo riusciti a organizzare di ringraziamento alle associazioni che a Castellamonte si sono occupate di gestire la pandemia nello scorso anno sia stato proprio con la Croce Rossa di Castellamonte in questa importantissima giornata. Abbiamo consegnato un piccolo riconoscimento che non sarà mai in grado di pagare tutti gli sforzi fatti dal Comitato Croce Rossa di Castellamonte. Speriamo però che possa rimanere anche per le generazioni future a ricordo di quanto è successo, perché volenti o nolenti noi ci siamo ritrovati ad affrontare un'emergenza mai vista prima da qualsiasi uomo, che difficilmente verrà dimenticata. Non siamo ancora fuori dalla pandemia, purtroppo non è ancora un momento di festa vero come avremmo voluto, ovvero sia con la cittadinanza, con tutta la Croce Rossa di Castellamonte, sicuramente un momento di questo genere seguirà. Un anno veramente pesante e impegnativo? Assolutamente, ormai siamo a un anno dall'inizio di questa pandemia e la Croce Rossa Italiana, Comitato di Castellamonte, si è trovata a capofitto a dover gestire sia le attività ordinarie che abbiamo sempre svolto, sia attività straordinarie. Infatti a marzo dell'anno scorso, oltre ai servizi che quotidianamente dovevamo svolgere, abbiamo inserito nuove attività, che sono quelle della consegna farmaci a domicilio, consegna spesa a domicilio e consegna viveri per nuove persone che si sono trovate in situazioni di difficoltà economica. In particolare ci tengo a citare qualche numero. Da marzo dell'anno scorso ad oggi abbiamo quasi raggiunto i 250 servizi di consegna a domicilio di questi beni e da ottobre ad aprile abbiamo svolto più di 400 servizi Covid per la popolazione.